Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo. Sposamiexpo.it. Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione. In apertura parliamo di politica. È già iniziato il Toto candidati alla presidenza della regione siciliana in vista delle elezioni del 2017. Secondo indiscrezioni, il presidente della regione Crocetta dice di volersi ricandidare. Manca ancora un anno e mezzo alle elezioni regionali, ma già si parla di candidati, come si parla di candidati anche per il comune di Palermo, per il quale manca poco più di un anno. E il presidente della regione, Rosario Crocetta, sembra essere pronto a ricandidarsi nonostante i suoi glielo sconsiglino. Lo avrebbe detto durante una serie di incontri riservati, amichevoli, e avrebbe confermato di essere convinto di aver fatto bene e dunque di essere amato dai siciliani. Ma non è l'unico problema che c'è in vista delle candidature. A sinistra, infatti, non è stato ancora scelto un candidato e probabilmente non si confluirà su Crocetta come lui pensa che potrà avvenire. A destra altrettanti problemi per Forza Italia, soprattutto dove Gianfranco Miccichè, il neo commissario, punterebbe su Stefania Prestigiacomo se fosse una donna, su Salvo Pogliese se fosse un uomo, ma chiede sicurezze per un posto blindato per sé al Parlamento nazionale, una certezza che non gli si può ancora dare, mentre si attende una possibile candidatura da parte di UDC e NCD e un'altra forse da ala che potrebbe sparigliare tutte le carte. La procura di Caltagirone ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex presidente del consorzio Solcalatino Paolo Ragusa, del sindaco di Mineo Anna Aloisio, dell'ex sindaco Giuseppe Mario Mirata e di due ex assessori Maurizio Gulizia e Luana Mandrà. Nell'inchiesta coordinata dal procuratore Giuseppe Verzera è finita la campagna acquisti fatta per sostenere la maggioranza consiliare al comune di Mineo in cambio di posti di lavoro o di un posto di assessore. I reati ipotizzati a vario titolo sono corruzione in atti d'ufficio e induzione alla corruzione. E parliamo del freddo polare di questi giorni, un'ondata che prosegue. Solo tra qualche giorno in Sicilia è previsto comunque un graduale rialzo delle temperature. Dopo i disagi registrati ieri, oggi scuole chiuse in alcuni comuni pedemontani. Continua l'ondata di freddo in Sicilia, dove è previsto un graduale rialzo delle temperature massime nei prossimi giorni. Dopo i disagi registrati ieri nei comuni pedemontani, in cui il traffico ha subito rallentamenti a causa della presenza di ghiaccio nelle carreggiate e delle avverse condizioni meteo, anche oggi scuole chiuse a Belpasso, Randazzo, Maniace, Maletto e Abronte. Mentre sono in diminuzione le precipitazioni nevose a bassa quota, nevica ancora sull'Etna, dove si lavora in vista dell'attesa inaugurazione della stagione sciistica. Battipista sono entrati in azione per favorire l'apertura degli impianti in programma domani. Nevica ancora sull'Etna in queste ore, per domani è prevista l'apertura degli impianti di Piano Provenzano. Ultimo giorno di vacanza per i maestri di sci, domani riaprono gli impianti e si ricomincia. Sì, proprio in questa location simpaticissima per noi, siamo al porto, però domani ci trovate sulle piste. La stagione è iniziata tardi, causa l'aspetto meteorologico che non è stato favorevole per noi. Da domani mattina siamo operativi presso la casetta Vulcano Ski Race di Monteconca su a Lingua Glossa. Trovate tutti quanti noi, maestri di sci, liberi professionisti, a vostra disposizione. Lo sci dalla A alla A significa dall'avviamento all'agonismo. Si sta lavorando alle piste per rendere tutto più sicuro e tutto più fruibile. Certamente la società si è impegnata tanto a cercare di organizzare il più possibile questo inizio stagione, visto la scarsità di neve che c'è stata fino a qualche giorno fa, e quindi a breve aprirà tutta la stazione per il prossimo fine settimana.
7 milioni e mezzo in tutto, i fondi del FURS, che è l'assessorato regionale al turismo, darà ai teatri siciliani, pubblici e privati, ma anche ad associazioni e bande musicali. Per la prima volta uguale importo sarà erogato al Teatro Massimo di Palermo e al Bellini di Catania. Questa è una boccata d'ossigeno. Naturalmente ringraziamo l'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo, perché finalmente si è trovato un equilibrio dei teatri siciliani, equilibrio che nel passato un po' si era perso, quindi ne troveranno beneficio sia il Bellini che lo Stabile e anche delle associazioni private culturali, insomma, nel nostro territorio. Io mi auguro che questi soldi vengano gestiti in maniera impeccabile. Mi auguro che le nuove gestioni dei teatri, vedi al Bellini, vedi adesso come ci stiamo andando a, insomma, a organizzare anche al Teatro Stabile, abbiamo un nuovo presidente, a breve credo e spero che ci sia un nuovo direttore e dovremmo cercare di trovare delle soluzioni. Soluzioni che vanno prima di tutto a tutela dei lavoratori dello spettacolo. E parliamo della festa di Sant'Agata, in particolare del significato dei ceri votivi. Sentiamo Andrea Lo Giudice per New Sicilia. Li trovi di tutte le dimensioni, piccoli, medi e grandi. Sono i ceri della festa di Sant'Agata. Il più leggero pesa 300 grammi, mentre il più pesante arriva a 135 kg. Alcuni vengono donati, altri portati a spalla lungo via Etneo per altre vie della città in segno di devozione. La cera è uno dei simboli più religiosi della festa e dietro il gesto della donazione al fercolo si nasconde sempre una preghiera oppure la richiesta di una grazia. Secondo i più religiosi si tratta di una testimonianza di fede. Ci si affida alla Santuzza affinché continui a proteggere Catania e i suoi cittadini. Ma insieme al sacro non manca il profano di chi ha fatto della cera il proprio business. Le cererie in quei giorni sono gremite di gente. Tutti comprano la cera che poi viene rottamata, ma proprio l'acquisto di quel rottame è un affare molto ambito. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione. Vi ricordiamo di seguirci attraverso i nostri giornali online di riferimento. Appuntamento alla prossima! Sono cominciati i lavori di rifacimento del manto bituminoso da dove passerà Sant'Agata. Il comune di Catania ha detto ai cittadini: per tutte le altre strade rivolgetevi ad altri santi. Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo. Sposamiexpo.it.